Iscrizioni chiuse e quasi tutto pronto per la 62esima edizione del Rally di Sanremo. Sì, Rally di Sanremo per auto moderne, sono 69 iscritti, tutti i migliori piloti italiani. C'è una novità, c'è il campione del mondo WRC 3 del 2013, Chardonnay, che quest'anno correrà qualche gara in Italia e comincia dal Sanremo. Su che percorso si snoderà questa edizione? Allora, siamo ritornati alla Ronde classica il venerdì sera, per cui facciamo il solito giro col di Rodi per Rinaldo, Pericale, Baiardo, San Romolo. Prima facciamo due giri a pezzi e poi l'ultimo giro tutti assieme con 45 km di prova. Questa edizione del Rally di Sanremo, come potremmo definirla? È una buona edizione, direi. Tra tutte le gare, tra Sanremo moderno, Sanremo storico, Sanremo minore e Coppa dei Fiori, abbiamo raccolto 179 equipaggi, per cui una buona partecipazione. E spero che la città ne abbia dei buoni vantaggi anche turistici. E dal nostro punto di vista lo consideriamo una buona annata. Un enorme sforzo organizzativo, immagino, come sempre, che verrà ripagato, speriamo, anche in futuro con magari qualche aiuto in più da parte anche delle istituzioni. Lo sforzo organizzativo è sempre lo stesso, è sempre pesante, anche se quest'anno abbiamo rinunciato alle titolarità europee perché per mancanza di contributi. E il futuro è un futuro un po' incerto, perché come si comincia a sentir dire, l'Automobile Club Sanremo a giugno chiuderà e verrà accorpato in un Automobile Club del Ponente Ligure. Per gli utenti automobilisti non cambierà nulla, perché gli uffici rimarranno dove sono, ma si perderà quell'attaccamento allo sport che era insito nell'Automobile Club Sanremo. Vedremo chi andrà a dirigere l'Automobile Club del Ponente Ligure, se manterrà questo spirito sportivo. Questo potrebbe avere ripercussioni sui prossimi rally di Sanremo? In parte sì, diciamo, perché poi è una volontà politica e anche fattiva degli amministratori dell'Automobile Club locale l'organizzare il rally. Per i vincitori aspettiamo.